Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Bioestrovet. A cosa serve? Bioestrovet ha un medicinale veterinario a base del principio attivo cloprostenolo sale sodico, appartenente alla categoria degli regolatori del ciclo estrale e nello specifico prostaglandine. È commercializzato in Italia dall'azienda via copyright Toquinol Italia SRL. Bioestrovet può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: via copyright Toquinol Italia SRL. Concessionario: via copyright Toquinol Italia SRL. Ricetta: RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: cloprostenolo sale sodico. Gruppo terapeutico: regolatori del ciclo estrale. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Bioestrovet 0,250 mg/mL soluzione iniettabile per bovini 1 flacone 20 ml. Bioestrovet 0,250 mg/mL soluzione iniettabile per bovini 1 flacone 50 ml. Principio attivo: 1 ml contiene cloprostenolo 0,250 mg, equivalente a cloprostenolo sodico 0,263 mg. Eccipienti: 1 ml contiene clorocresolo 1 mg. Indicazioni: bovini, manze, vacche. Induzione della luteolisi per consentire la ripresa dell'estro e l'ovulazione nelle femmine quando viene utilizzato durante la fase luteinica. Sincronizzazione degli estri entro 2-5 giorni in gruppi di femmine trattate contemporaneamente. Trattamento di subestro e disturbi uterini relativi al funzionamento o persistenza del corpo luteo, endometrite, piometra. Trattamento di cisti luteiniche. Induzione dell'aborto fino al 150 giorno di gravidanza. Espulsione di feti mummificati e induzione del parto. Controindicazioni: non somministrare ad animali gravidi a meno che l'obiettivo non sia quello di interrompere la gravidanza. Non usare in animali con problemi cardiovascolari, gastrointestinali o respiratori. Non somministrare per indurre il parto in bovine che si prevede possano avere un parto difficile dovuto a ostruzione meccanica o ad un posizionamento anomalo del feto. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti. Non somministrare per via endovenosa. Posologia: somministrare 2 ml di prodotto per animale, equivalenti a 0,5 mg di cloprostenolo barra animale, per via intramuscolare, osservando le normali regole di asepsi. Sincronizzazione dell'estro in bovine. Si raccomanda di somministrare il prodotto due volte con un intervallo di 11 giorni fra le due somministrazioni. Interruzione di gravidanza anomala. Somministrare il prodotto tra il 5A e il 150 giorno dopo l'inseminazione. Induzione del parto. Somministrare il prodotto nei 10 giorni precedenti la data prevista del parto. Si raccomanda che il flacone non sia perforato più di 10 volte e che la dimensione del flacone sia appropriata alle condizioni di utilizzo. Altrimenti, per evitare un'eccessiva foratura del tappo, per i flaconi da 50 ml e 100 ml, devono essere usati una siringa automatica o un ago adatto per il prelievo. Avvertenze: la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario nei casi di impiego per finalità abortive. Esiste un periodo refrattario di 4-5 giorni post-ovulazione, nel quale le bovine risultano insensibili all'azione luteolitica delle prostaglandine. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Induzione dell'estro in bovine. Dal 2 a giorno dopo l'iniezione, è necessario un adeguato rilevamento del calore. Interruzione della gravidanza. I migliori risultati si ottengono prima del 100 a giorno di gestazione, mentre tra il 100A e il 150 a giorno i risultati sono meno affidabili. L'induzione del parto e dell'aborto possono aumentare il rischio di complicanze, placenta ritenuta, morte fetale e metriti. Va fatta attenzione ad evitare la somministrazione attraverso aree contaminate della cute al fine di ridurre il rischio di infezioni anaerobiche, gonfiore, crepitio. Pulire e disinfettare il sito di iniezione prima della somministrazione. Dopo il trattamento, gli animali devono essere adeguatamente seguiti. Tempi di sospensione: carne e visceri, 1 giorno. Latte, 0 ore. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.